Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi, come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle, video dedicato ad Halloween. Volevo parlarvi dello specchio nero, perché lo specchio nero è uno strumento divinatorio molto potente utilizzato in stregoneria. Quindi, siccome Halloween è la notte delle streghe, io ho pensato di partire da questo argomento. Lo specchio nero, come vi dicevo, è uno strumento divinatorio molto usato in stregoneria e considerato molto potente, talmente potente che alcuni lo considerano addirittura pericoloso. Questo perché serve per evocare gli spiriti e vederli riflessi sulla superficie, quindi apre un portale tra il nostro mondo e quello dell'aldilà e ovviamente se una persona non è in grado di gestire questa cosa e di utilizzare lo specchio nero nel modo giusto, il rischio è quello di intrappolare lo spirito nello specchio, oppure ancora peggio, di farlo passare nel nostro mondo e poi non riuscire più a rimandarlo nel suo. Quindi in qualche modo ci si può ritrovare la stanza o la casa, insomma, infestata da spiriti che possono essere buoni, ma che possono essere anche malvagi, perché noi non abbiamo il potere di controllare quale spirito passa nel nostro mondo nel momento in cui noi apriamo la porta. Quindi è considerato pericoloso perché se non si sa maneggiare nel modo giusto può appunto far accadere cose di questo tipo. Lo specchio nero viene utilizzato anche per vedere la propria aurea riflessa o quella degli altri, quindi c'è chi lo utilizza magari per questo scopo. Ovviamente ce ne sono di tanti materiali, di tante dimensioni, di tanti prezzi e oggi è reperibile online, quindi è facile procurarselo, però in passato non era così facile perché lo vendevano solo ed esclusivamente i negozi che erano dedicati appunto all'esoterismo e non è che tutte le città avessero negozi del genere, quindi chi magari viveva in una città più piccola, non aveva un negozio di questo tipo, non riusciva a procurarsi lo specchio, quindi come soluzione ha pensato di costruirselo da sé. Quindi ci sono moltissime persone che si costruiscono il loro specchio nero del materiale che vogliono, della dimensione che vogliono e soprattutto utilizzano determinati rituali per costruirlo e per poi purificarlo. Però perché lo specchio nero, ma in generale lo specchio, è stato associato alla stregoneria? Questo ha radici molto antiche, quindi dobbiamo andare molto indietro nel tempo. Nell'antichità specchiarsi era considerato un atto di vanità, un atto comunque da non fare, perché poneva l'accento sull'aspetto esteriore e metteva da parte tutti quei valori interiori che erano considerati importanti. Quindi una persona che si specchiava era mal vista. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Inoltre, nello specchio viene riflessa un'immagine che è quella del nostro corpo, del nostro fisico, insomma, viene riflesso qualcosa che comunque si vede ad occhio nudo, ma tutti gli aspetti interiori di una persona ovviamente nello specchio non si possono vedere e quindi già per questo lo specchio in antichità era considerato qualcosa che poteva ingannare. Inoltre ci sono degli specchi che magari riescono a deformare l'immagine, quindi anche in questo senso era considerato un inganno e quindi come oggetto che può ingannare tutte le persone che lo utilizzavano venivano in qualche modo considerate delle streghe perché volevano manipolare e ingannare in qualche modo le persone o l'ambiente circostante. Quindi per questo ha assunto, diciamo, questa connotazione un pochino malvagia, tra virgolette, e associata alla stregoneria. Inoltre, nell'antichità si pensava che lo specchio potesse rubare l'anima. Infatti, quando c'erano dei bambini presenti in una stanza con degli specchi, questi specchi venivano o coperti oppure venivano proprio eliminati dalla stanza perché si pensava che potessero accorciare la vita dei bambini. Quando c'erano dei defunti in casa, era abitudine coprire lo specchio con un telo perché si pensava appunto che potendo rubare l'anima del defunto, questa potesse restare intrappolata all'interno dello specchio. Questo è il motivo per cui anticamente venivano coperti gli specchi quando c'erano dei defunti. Inoltre, lo specchio è stato associato al demonio perché se il diavolo si specchia, noi sappiamo che la sua immagine non viene riflessa nello specchio.
oppure si vede un'immagine talmente spaventosa, talmente mostruosa da suscitare terrore nella persona comunque che vede appunto questa immagine. Quindi per tutti questi motivi lo specchio nero è stato associato alla stregoneria e al demonio. Poi per fortuna le cose sono cambiate, si è cominciato comunque a vedere lo specchio come uno strumento di conoscenza di sé, quindi per vedere quelli che sono i nostri pregi, i nostri difetti ed eventualmente per potersi migliorare. Lo specchio è anche stato utilizzato per aumentare la nostra sicurezza, perché ad esempio se noi in macchina, ad esempio, non avessimo gli specchietti, sarebbe molto più pericoloso guidare perché avremmo una visuale meno aperta, meno ampia. Poi ci sono anche quegli specchi che vengono posti agli angoli delle strade per permettere di vedere in quelle strade strette dove non è possibile magari vederlo ad occhio nudo una macchina che arriva, quindi questo permette anche di salvarci e di proteggerci. Quindi per fortuna lo specchio è stato poi utilizzato anche per altri scopi e soprattutto abbiamo perso questa antica credenza che lo specchio possa rubare l'anima, che sia uno strumento da stregoneria o uno strumento diabolico. Tuttavia c'è un tipo di specchio che invece viene utilizzato dalle streghe ed è appunto lo specchio nero, che come vi dicevo prima viene utilizzato per evocare spiriti o per vedere la propria aurea o quella degli altri. Ovviamente va usato con molta cautela, perché ricordatevi che quando si gioca con queste cose comunque si va ad aprire un portale con l'aldilà che poi magari non si riesce più a richiudere, quindi bisogna ovviamente essere sempre molto cauti ed evitare di giocare con queste cose, ma utilizzarle solo ed esclusivamente se siete esperti e pratici di questo settore. Comunque chi utilizza lo specchio nero raccomanda di utilizzarlo in un determinato modo e di rispettare determinate regole. La prima è che lo specchio nero è uno strumento personale, quindi va utilizzato solo ed esclusivamente dalla persona che lo possiede e nessun altro lo deve toccare. La seconda regola è che per renderlo molto più potente va utilizzato spesso, quindi è sconsigliato lasciarlo inutilizzato per un lungo periodo. Inoltre, chi lo utilizza deve stare attento a tenerlo in una stanza buia perché la luce diretta del sole lo renderà inutilizzabile. E anche all'interno di una stanza buia è molto importante tenerlo sempre coperto con un panno, perché comunque potrebbe facilitare il passaggio degli spiriti dal loro mondo al nostro. E quindi chi non ha l'accortezza di tenerlo coperto, poi potrebbe ritrovarsi la casa infestata senza capire come è stato possibile. Quindi bisogna sempre tenerlo coperto quando non si usa. Ovviamente quando si utilizza va purificato, un po' come tutti gli strumenti divinatori. Per purificarlo ovviamente ci sono tanti metodi, ognuno ha il suo metodo personale, però quello che io ho trovato come quello diciamo più utilizzato e più diffuso consiste nel lavare la superficie dello specchio sotto l'acqua corrente, cospargerlo di incenso e poi lasciarlo per una notte intera alla luce della luna piena. Il passaggio, diciamo, del lavaggio della superficie andrebbe fatta prima del plenilunio. Quindi, insomma, ci sono una serie di passaggi da mettere in atto se volete purificare lo specchio nero. Io personalmente non ho lo specchio nero, non lo utilizzo, voi sapete che io non pratico assolutamente niente che abbia a che fare con la stregoneria. Quindi tutte queste cose mi affascinano, mi attirano, le studio a livello teorico, ma poi non le metto in pratica, perché comunque a me giocare e scherzare con queste cose non mi piace granché e soprattutto perché non mi interessa mettere in pratica comunque rituali di questo genere. Però siccome siamo vicino ad Halloween, che è la notte delle streghe, io volevo raccontarvi un pochino che cos'è lo specchio nero, perché è associato alle streghe ed eventualmente come si utilizza. Io con questo video mi fermo, fatemi sapere nei commenti se conoscevate, diciamo, tutta la storia che ha queste origini antiche legata allo specchio e ai suoi vari significati. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.